Ho scaricato Tinder una sera mentre ero annoiato. A dire il vero, anche perché mi sentivo piuttosto solo. In realtà avevo già usato Tinder una volta in passato e avevo incontrato persone abbastanza piacevoli tramite l'app. Niente di eccezionale, però, né fuori dal comune. L'ultima volta che ho usato Tinder, che sarà anche l'ultima volta in cui userò un'app di incontri, ho conosciuto una ragazza bionda che chiamerò Ailey. All'inizio sembrava a posto, motivo per cui ho deciso di incontrarla. La trovavo carina e desideravo davvero connettermi con qualcuno. Sembrava che ci fossimo trovati bene, quindi abbiamo deciso di vederci. Ma la situazione è precipitata ed è diventata a dir poco pazzesca. Si sentono sempre storie dell'orrore su persone che incontrano sconosciuti, conosciuti su internet, ma non ci si fa mai troppo caso. Perché si pensa che cose del genere non accadano spesso e che la probabilità che succeda proprio a te sia praticamente nulla. Purtroppo è così che la pensavo anch'io. Credevo che saremmo semplicemente andati a mangiare fuori o magari a vedere un film, ma lei voleva venire a casa mia, anzi, insisteva. Ho inventato una scusa sul perché non potevamo stare a casa mia. In realtà era perché la mia casa era un disastro. E anche perché volevo uscire io stesso. Lei mi ha detto senza mezzi termini che non ci saremmo potuti vedere a meno che non ci fossimo incontrati appunto a casa mia. Lo so, avrei dovuto vederlo come un campanello d'allarme e credo che una parte di me l'abbia fatto, ma non ci ho prestato abbastanza attenzione. Era davvero carina e io ero solo. Penso che lei abbia sicuramente sfruttato questo a suo vantaggio, perché ne era consapevole. Alla fine, dopo varie insistenze, ho ceduto e le ho detto che poteva venire. Abbiamo fissato un orario per il suo arrivo e questo mi ha dato giusto il tempo di pulire la casa, fare una doccia e prepararmi. Quando è arrivata mi ha mandato un messaggio e l'ho fatta entrare. Ero abbastanza imbarazzato, ma eccitato allo stesso tempo. E subito ho pensato che sembrasse un po' diversa dalla foto che aveva sul suo profilo Tinder. Non riuscivo a capire se stessi esagerando o meno, e all'inizio non ho detto nulla per non metterla a disagio. Io stesso non sono poi così attraente, quindi ho lasciato perdere e abbiamo iniziato a chiacchierare. Le cose stavano andando bene, e poi mi ha chiesto se avevo qualcosa di alcolico da bere. Le ho detto che mi era rimasta circa mezza bottiglia di Jameson nella credenza. Mi sono scusato per andare in bagno e quando sono tornato, lei era seduta sul divano, mezza sgambata e con il suo drink in mano. Ho visto che ne aveva preparato uno anche per me, posato sul mio tavolino di vetro. Non ero proprio dell'umore per bere l'alcol, specialmente un superalcolico, quindi ho preso una birra dal frigo e ho bevuto quella. Dopo circa 3 o 4 birre, ho finito per bere il bicchiere che lei continuava ad insistere che bevessi. In effetti avevo deciso di non berlo proprio, ma lei voleva che lo bevessi. Ho iniziato a dubitare quasi in modo ossessivo che ci fosse la possibilità che avesse drogato con qualche sostanza il mio drink mentre ero in bagno. E l'istinto mi diceva di evitare quel drink che mi aveva preparato. Ma più mi ubriacavo, più mi rendevo conto di quanto fossi paranoico. D'altronde sembrava una ragazza simpatica e stavamo andando d'accordo. Inoltre, non sembrava ci fosse nulla di strano nel mio drink, quindi ho pensato che andasse bene. Comunque l'ho bevuto e circa 10 o 20 minuti dopo ho iniziato a sentirmi strano. All'inizio ho attribuito il mio malessere alla sbornia. Dopotutto reggo poco l'alcol e 6 drink sono più che sufficienti per farmi stare parecchio male. Ma è da qui che le cose iniziano a degenerare. L'ultima cosa che ricordo è che eravamo seduti sul divano e ho iniziato a sentirmi molto strano. Mi sentivo debole e molto stordito e ad un certo punto sono svenuto completamente. Devo essere rimasto privo di sensi per almeno 5 ore perché mi sono svegliato all'alba e quello che ho scoperto al mio risveglio era niente di meno che un incubo. Ero sdraiato sul pavimento della mia camera da letto,
e mi sono svegliato in preda al terrore. Letteralmente ho iniziato a capire che qualcosa non andava e mi sentivo ancora strano a causa della sostanza con cui mi aveva stordito. La prima cosa che ho notato è che tutto il mio corpo era dolorante, dal collo alle braccia, alla schiena e allo stomaco. Avevo lividi ovunque e più di 5 ferite da puntura simili a coltellate, dei tagli su entrambe le braccia e sullo stomaco. Mi sono alzato e ho visto che il mio letto e il pavimento erano cosparsi di sangue, così come alcune aree delle pareti. Quando ho visto quella scena stavo per svenire di nuovo e ricordo di aver sentito come se non potessi respirare. Sono andato a prendere il mio telefono per chiamare la polizia, ma non riuscivo a trovarlo. Si è scoperto che lei aveva rubato il mio telefono e tutti e quattro i televisori che avevo in casa, insieme ad alcuni gioielli e alcune delle mie casseforti. Avevo più di 20.000 euro lì dentro. Ho guardato in giro per casa, ma non c'era nessuno in vista. La mia casa era un completo disastro. Lei aveva distrutto finestre, vandalizzato praticamente ogni stanza. Insomma, aveva semplicemente demolito tutto. Ricordo di essermi guardato allo specchio ad un certo punto, avendo un completo crollo nervoso. Non potevo credere che tutto questo fosse reale. Sono quasi certo al 100% che ci fosse qualcun altro, oltre alla ragazza che ho incontrato, coinvolto in questa faccenda. È difficile per me anche solo scriverlo, ma sul mio stomaco c'era una ferita davvero inquietante e avevano usato il mio sangue per disegnare un pentagramma sul muro della mia camera da letto. Ho trovato uno dei miei vecchi telefoni nel cassettone, l'ho collegato al caricabatterie e l'ho connesso al wifi in modo da poter chiamare un amico su FaceTime audio. Così ha fatto venire la polizia a casa mia e ho semplicemente aspettato che arrivassero. Sono probabilmente passati circa 20 minuti, forse di meno. Non so esattamente con cosa diavolo mi abbia drogato, ma è stato identificato come una sorta di raro tranquillante estremamente potente. Ho fornito tutte le informazioni che potevo alla polizia e ho effettuato l'accesso sul mio account Tinder sul mio vecchio telefono, nella speranza che l'account fosse ancora lì per poterlo mostrare alla polizia. Ma ovviamente mi avevano tolto il match e probabilmente cancellato l'account. Non credo che avrebbe aiutato molto comunque, perché sono abbastanza sicuro di essere stato vittima di catfishing. Non hanno mai preso le persone che hanno fatto questo. In realtà mi sono trasferito in una nuova casa un paio di mesi fa e ora non vivo più con tanta paura. Ho anche installato telecamere di sicurezza e ho un sistema di allarme abbastanza sofisticato che consiglio a tutti di avere se possibile. Potrebbe salvarvi la vita. Sono una ragazza di 21 anni e questo è accaduto circa 3 anni fa. Per essere esatti avevo 18 anni e mi ero appena diplomata al liceo. Era metà agosto ed era una giornata relativamente noiosa. Fino a quel momento le mie vacanze estive erano state estremamente monotone. Mio padre e io vivevamo da soli ed era estremamente protettivo nei miei confronti, al punto da essere abusivo emotivamente e psicologicamente. Non mi permetteva di avere alcun amico e ogni giorno dovevo restare a casa per aiutarlo con le faccende domestiche o praticamente essere la sua schiava personale. Aveva persino tolto la porta della mia camera per farmi sentire completamente impotente. Non mi concedeva un briciolo di privacy finché finalmente non mi comprò un telefono, circa un mese prima che tutto questo accadesse. Di solito mi toglieva il telefono alle 8 di sera, ma quella notte era estremamente ubriaco e non tornò a casa dal bar fino a dopo le 10.
Suppongo che si sia dimenticato o pensava che fossi già addormentata. Quindi non si preoccupò. Non ero sicura. Probabilmente un mix di entrambi. Avevo installato Tinder sul mio telefono e lo usavo come fuga per conoscere nuove persone e socializzare. Durante tutti i miei anni di isolamento, non ero mai riuscita a fare buoni amici. La maggior parte dei ragazzi a scuola fingeva di essere mia amica o mi prendeva in giro, facendo del loro meglio per rendere la mia vita un inferno. Stavo parlando con un ragazzo che chiameremo Alex per questa storia, su Tinder da poco più di un giorno, e la nostra amicizia progrediva piuttosto rapidamente. Dovevo però stare attenta perché mio padre curiosava in tutto ciò che avevo nel telefono, quindi dovevo eliminare ogni cosa che non gli sarebbe andata bene ogni sera prima di consegnarglielo. Il che includeva al 100% Tinder. Mi avrebbe uccisa se avesse saputo che lo usavo. Comunque, questo ragazzo con cui parlavo aveva 28 anni e all'epoca il fatto che fosse molto più grande mi attraeva e aumentava la mia fiducia che un uomo più maturo stesse parlando con me. Ma ripensandoci, anche solo pochi anni dopo, posso vedere come fosse decisamente un po' inquietante che parlasse con qualcuno della mia età. Ad ogni modo, gli raccontai in parte della mia situazione a casa e mi disse che potevo andare a vivere con lui. Mi ricordò che ormai ero maggiorenne e legalmente non dovevo più sottostare a mio padre. Ero estremamente eccitata da questa prospettiva, ma anche terrorizzata. Mi disse che poteva venire a prendermi quella notte e che avrei dovuto preparare le mie cose. Gli dissi che in realtà non ero ancora pronta per quello e che volevo solo uscire per il momento. Gli chiesi se andava bene, al che lui acconsentì. Mi disse che sarebbe venuto a prendermi a mezzanotte e io dissi che andava bene. Gli riferì che dovevo essere a casa entro le 4 del mattino e lui disse che andava bene. Gli specificai anche di non entrare nel mio vialetto e di parcheggiare sul lato della strada, di mandarmi un messaggio quando fosse arrivato e che sarei uscita io. La casa di mio padre aveva un vialetto piuttosto lungo e avevo paura che mio padre potesse sentirlo arrivare e svegliarsi. Quindi pensai che parcheggiare più lontano sarebbe stato molto più sicuro per noi. Mi disse che preferiva parlare tramite messaggi e mi chiese il mio numero. Glielo diedi, ma gli riferì anche che in qualsiasi altra notte normale, a meno che non fossi io a dirgli diversamente, di non scrivermi dopo le 8 di sera. Conosceva già la situazione con mio padre, quindi acconsentì. Puntuale, Alex si presentò verso le 12:05 e mi mandò un messaggio per farmi sapere che era fuori, come gli avevo chiesto. Gli risposi che sarei uscita tra pochi minuti. Sgattaiolai fuori dalla finestra e iniziai a percorrere il vialetto, ma non vidi alcun segno di Alex. Come ho detto prima, il vialetto di mio padre è piuttosto lungo e su entrambi i lati ci sono degli alberi che lo costeggiano per tutta la lunghezza, fino alla fine della strada, vicino alla cassetta della posta. Mi sembrava strano perché pensavo avrei visto una luce provenire dalla sua auto o qualcosa del genere, ma pensai che probabilmente avesse spento la macchina per essere più discreto e meno sospetto, dato che conosceva la situazione con mio padre. Mentre camminavo lungo il vialetto, ero probabilmente a metà della strada, iniziai a sentire bisbigliare. Rimasi ferma per un momento, semplicemente osservando, e poi sentii un uomo scoppiare in una risata e subito dopo tornare in silenzio. I bisbigli però continuarono. Ripresi a camminare sempre più piano e arrivai probabilmente a 20 metri da quello che pensavo fosse Alex. Potevo finalmente iniziare a sentire cosa veniva detto. Era voltato di spalle, con lo sguardo rivolto verso una delle siepi. Sembrava intrattenere una conversazione con qualcuno che stava proprio dentro a quelle siepi, ma non sentivo nessuno rispondere. Ora, posso ammettere che stavo origliando, e non è qualcosa che farei normalmente, ma date le circostanze della situazione,
Sono abbastanza sicura che possiate capire perché fossi così in allerta. Sono estremamente felice di averlo fatto, perché probabilmente sarei morta se fossi stata incauta. Fu allora che sentii la cosa più nauseante e disturbante che abbia mai sentito in tutta la mia vita. Una frase mi ha letteralmente paralizzata. La teniamo in vita più a lungo possibile. Letteralmente quasi vomitai quando la sentii e feci un po' di rumore, apparentemente perché subito dopo Alex divenne stranamente e bruscamente silenzioso. Pensai di correre di nuovo dentro, ma pensai di avere più chance di sopravvivenza nascondendomi. Corsi indietro, nella direzione da cui ero venuta, verso la casa. Svoltai bruscamente a destra nel bosco e mi nascosi in un punto che conoscevo. Pensai che sarei stata al sicuro lì. Passarono circa 5 minuti. Non si sentiva alcun rumore quando ricevetti un messaggio. Era da Alex. «Dove sei?» chiese. Ovviamente lo ignorai e poi spensi la suoneria. Cominciò quindi a riempirmi di messaggi e chiamate finché alla fine risposi, dopo probabilmente la quinta volta che mi chiamava. Pensai che sarebbe stata un'idea migliore rispondere al telefono e inventare una scusa dicendo che non potevo venire quella notte, che mi dispiaceva molto e che avremmo dovuto vederci un'altra volta. Non ci credette, però. Penso che sapesse che avevo capito. Cominciò a diventare estremamente arrabbiato con me e cercò di farmi sentire in colpa, dicendomi che gli avevo fatto perdere tempo. E fu allora che venne fuori la sua vera natura. Iniziò ad insultarmi e a dirmi quanto fossi orribile e che nessun ragazzo mi avrebbe mai amata, cose del genere. Poi disse qualcosa che mi spaventò davvero molto. «So dove vivi, ricordatelo. Spero che tu dorma bene, tesoro. Ci vediamo presto». Poi riattaccò. Quasi subito sentii una macchina accendersi e partire veloce. E quella fu fortunatamente l'ultima volta che lo sentii. Volevo davvero mantenere la pace perché sapeva dove vivevo e speravo semplicemente che stesse lontano dopo questo. Rimasi sveglia tutta la notte a letto, chiedendomi se sarebbe tornato o no, e avevo il terrore che venisse a uccidermi. Lo bloccai su Tinder e anche dal mio numero di telefono e chiamai mia nonna la mattina successiva, mentre mio padre era al lavoro. Le raccontai cosa era successo. Mi confidai completamente con lei riguardo a mio padre e le raccontai quanto fosse stato orribile con me per tutta la vita. Venne a prendermi e non dicemmo nulla a mio padre di quello che era successo. Mia nonna aveva sempre saputo che mio padre era un tipo orribile, ma non sapeva davvero quanto fosse cattivo con me a casa. Ero troppo spaventata per dirlo a qualcuno per molto tempo, ma è stata la migliore decisione che abbia mai preso. Da allora sono molto più felice e sto lavorando per farmi una casa tutta mia. Ho provato a contattare la polizia, ma mi hanno detto che non potevano fare nulla senza alcuna prova. Quindi sapevo di essere fregata. È molto probabile che Alex sia ancora là fuori a fare del male ad altri. Mi chiamo Ethan, nome di fantasia. Un po' di anni fa, quando ero ancora al liceo, mi sono scaricato Tinder e ho matchato con una ragazza che chiamerò Claire, una ragazza che frequentava la mia stessa scuola. Nel primo periodo, le nostre conversazioni erano incentrate sul motivo per il quale
Non avevamo mai parlato nonostante avessimo frequentato la stessa scuola, che è relativamente piccola. Dopo qualche giorno, decidemmo di uscire. Ero entusiasta e ho cercato di non sembrare troppo ansioso, perché trovavo un po' strano che volesse incontrarsi così presto, soprattutto di notte. Ma non mi sono posto troppe domande, per non rovinare l'occasione. Ripensandoci, avrei dovuto essere più cauto e informare qualcuno della mia destinazione. Non immaginavo minimamente in che guaio mi stavo cacciando, ma fantasticando su una possibile serata fortunata, non ci pensai più di tanto e quindi accettai. L'idea dell'ignoto mi intrigava, ma mai avrei potuto prevedere ciò che sarebbe accaduto. Durante il tragitto ero eccitato e cantavo a squarciagola con la musica a tutto volume. Avvicinandomi alla destinazione, a circa 2 minuti di distanza, ho iniziato a provare una strana sensazione, poiché non riconoscevo la zona e l'ansia ha cominciato a farsi sentire. Entrato nel quartiere, ho notato che era un'area piuttosto degradata e ho iniziato a chiedermi se fossi nel posto giusto. L'indirizzo corrispondeva, quindi ho proseguito fino a raggiungere la casa. Il cuore mi è sprofondato quando l'ho vista. Ti assicuro che nel profondo sapevo che tutto ciò non era normale. C'era qualcosa di inquietante nella casa e nell'area circostante. L'edificio era completamente buio, con l'unica luce proveniente da una finestra al piano superiore. Ho abbassato i finestrini appannati per vedere meglio, decidendo che non mi sarei avvicinato ulteriormente. La casa sembrava a tutti gli effetti abbandonata. Ho iniziato ad allontanarmi, ma dopo nemmeno un minuto ho ricevuto un messaggio su Tinder da Claire che mi chiedeva dove stessi andando e di tornare indietro. Le ho detto che pensavo di aver sbagliato indirizzo, ma lei ha insistito che ero nel posto giusto. Non volevo assolutamente tornare e avevo una brutta sensazione, ma desideravo così tanto che non fosse una trappola che, stupidamente, sono tornato sui miei passi. Le ho chiesto se poteva uscire ad incontrarmi, ma mi ha dato del codardo, dicendo che stava finendo di prepararsi e che la porta era aperta. Ancora oggi mi vergogno di quanto sia stato ingenuo a seguire le sue istruzioni, ma l'ho fatto. Ho parcheggiato lungo la strada e mi sono avvicinato al portico. Ho bussato per farmi sentire e sono entrato. Immediatamente ho notato che la casa era in condizioni pessime. Era estremamente buia, ma da quel po' che riuscivo a vedere era un vero disastro. Ho sentito della musica provenire dal piano di sopra e ho visto una luce, così l'ho seguita. «Ciao Claire, sono qui», ho detto. Più mi avvicinavo, più distinguevo la musica. Era una sorta di death metal o black metal che mi spaventava ancora di più, sommandosi all'atmosfera già inquietante di suo. Arrivato in cima alle scale, ho visto solo 2 stanze, un bagno buio e vuoto e un'altra stanza da cui proveniva la musica ma senza luce visibile. È stato in quel momento che la mia ansia si è trasformata in paura. Ho davvero iniziato a mettere in discussione le mie scelte che mi avevano portato in quella situazione. Improvvisamente, la musica si è interrotta. Ho sentito numerosi passi sul pavimento di legno nella stanza di fronte a me e delle voci. Poi ho udito un urlo fortissimo provenire dalla camera da letto, che mi ha spaventato così tanto da farmi quasi cadere dalle scale. Finalmente i miei sensi si sono svegliati e ho capito quanto fosse pericolosa la situazione.
ma mi sono girato per scendere le scale di corsa. Ed è allora che ho visto un tizio vestito di nero, con trucco gotico e lunghi capelli scuri. Quasi contemporaneamente, la porta dietro di me al piano di sopra si è aperta. Ethan, ehi, sono Claire. Sono contenta che tu sia riuscito a venire, ha detto una voce. Mi sono voltato e ho visto che, decisamente, non era la Claire che conoscevo dalle scuole e che ero stato letteralmente ingannato. Il tipo al piano di sotto ha iniziato a salire rapidamente le scale verso di me. Ok ragazzi, non è divertente, per favore lasciatemi andare. Entrambi hanno iniziato a ridere ed a insultarmi. Sapevo che le mie uniche opzioni erano combattere o fuggire, e ho optato per la fuga come prima e migliore scelta. Sono corso in bagno e sono riuscito a chiudere e bloccare la porta prima che potessero raggiungermi. Hanno iniziato a bussare violentemente e a girare la maniglia, intimandomi di aprire. Mi sono guardato intorno alla ricerca di qualcosa da usare come arma, trovando solo uno spazzolino da denti. Sapevo che non sarebbe stato molto utile, ma era meglio di niente. Pensavo di poterlo usare per colpirli al collo o all'occhio, se fosse stato necessario. Ho iniziato ad entrare ancora più nel panico, quando ho realizzato pienamente la gravità della situazione. Ho aperto la tenda della doccia e ho visto una finestra che sembrava piuttosto piccola, ma dovevo tentare la fortuna. Era praticamente la mia unica via di fuga a quel punto. Sono uscito a passare attraverso la finestra e mentre atterravo sul tetto ho quasi perso l'equilibrio. Fortunatamente sono riuscito a riprendermi. Ho fatto il giro della casa sul tetto cercando il modo più sicuro per scendere e ho individuato un trampolino nel cortile sul retro su cui potevo saltare per fuggire. Ho corso come un pazzo fino alla mia auto, senza alcuna traccia dei due. Non mi hanno inseguito. Sono scappato via e ho chiamato la polizia, fornendo loro tutte le informazioni possibili. Ho detto che stavo tornando a casa e ho dato loro l'indirizzo del posto. La polizia è passata più tardi quella notte a casa mia per dirmi cosa avevano scoperto e per raccogliere una dichiarazione più dettagliata. A quanto pare, le persone che mi avevano teso una trappola facevano parte di una band di black metal che attirava persone innocenti usando app di incontri come Tinder, con le foto di una bella ragazza come esca. Ci sono davvero persone disturbate là fuori, e quella notte ho rischiato di essere ucciso. Da allora non ho mai più usato un'app di incontri, e non penso che lo farò mai più. Spero che il video sia stato di tuo interesse. Se ti è piaciuto lascia un like, fammi sapere cosa ne pensi tramite un commento e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Un saluto e alla prossima!